L'Islam, nel suo versante spirituale, è apparso con l'inizio stesso della rivelazione del Corano e della vita del profeta Muhammad, contrariamente anche qui a quanto si pensa. La corrente più spirituale dell'Islam corrisponde a ciò che noi chiamiamo sufismo, e badate bene, quando si dice sufismo si utilizza un termine che è tipicamente europeo, perché in arabo si dice al-tasawuf, che è stato poi degenerato, cioè adattato alle lingue europee tramite un teologo protestante, Friedrich Tolouk, che lo ha reso più adatto al latino chiamandolo appunto sufismus. Quindi il sufismo non è solo la mistica musulmana, come si ha tendenza a pensare, ma è anche un'iniziazione esoterica, una gnosi e una profonda educazione dello spirito umano che vanta una storia antica quanto quella dell'Islam stesso, di cui è emanazione diretta. Ecco, ci tengo sempre nelle mie presentazioni storiche del sufismo a dire che il sufismo è parte integrante dell'Islam e non è un'escrescenza condannabile, è condannata, ma da chi e da quando? Soprattutto dall'epoca moderna, con il wahabismo, i fratelli musulmani. Certo, è stato anche condannato e attaccato nella fase iniziale, ma non per le stesse e identiche motivazioni. Gli spirituali, gli asceti ed in ultima analisi i mistici musulmani ritroveranno nella figura del profeta tutti i segni premonitori della loro vita di impegno ascetico e mistico. Lungi dall'immaginare che Muhammad non abbia incarnato la figura di uno spirituale, per i sufi, per i mistici evidentemente, i sufi gli attribuiranno un ruolo primordiale fino a raggiungere gli apici dottrinali nella dottrina del verbo profetico della luce di Muhammad, che è in fondo una cristologia, se volete, un procedimento cristologico adattato alla figura del profeta. Tanto è vero che da parte contraria, cioè un musulmano mi ha detto, ma guardate che un musulmano sufi dice, guarda che la cristologia cristiana è una cristologia esoterica. Noi diciamo che la loro, questa dottrina del verbo profetica attribuita a Muhammad è a un procedimento cristologico, e loro ci rinviano quest'idea della cristologia nostra come esoterica. Già la rivelazione coranica succede in un quadro che richiama da vicino la figura di profeta e di asceta, così come si può studiare nella storia delle religioni. Muhammad si ritirava in una grotta, proprio come un asceta, per ricevere i primi versetti del messaggio inviato da Dio attraverso l'arcangelo Gabriele, generalità che probabilmente si danno per scontate. Se una vera e propria storia del profeta in chiave mistica non è stata ancora scritta, le correnti spirituali degli inizi dell'Islam illustrano questo aspetto talvolta trascurato. I primi spirituali musulmani sono asceti che conducono una vita di rinuncia, di fedeltà alla preghiera e di osservanza ai comandamenti religiosi. Inoltre, il termine che diventerà di uso comune per disegnare il sufi sarà fatto risalire da alcuni teorici del sufismo, sufi loro stessi, al movimento cosiddetto della legge della gente della tettoia, Ahl al-Suffa, cioè coloro che sostavano in abiti rozzi in preghiera ben al di là della preghiera canonica ed obbligatoria introdotta con la rivelazione del Corano e l'insegnamento del profeta. Altri ancora invece fanno risalire questa la radice del sufismo, cioè suf, che poi si avvera che la radice di questa parola sia di origine siriaca, ebbene ad un'altra corrente, quella di coloro che sostavano in preghiera in prima fila nella moschea. Gli studi più recenti indicano con certezza che il termine sufi deriva da una radice siriaca che designa l'uomo povero, il povero semplicemente. Tanto è vero che invece in senso proprio strettamente coranico si dà l'altro termine, fakir, e i sufi sono più tecnicamente chiamati poveri di Dio, fukara Allah, e questa parola invece è di origine e la si ritrova nel Corano. Questo vocabolo, fakir, è poi passato nelle lingue europee ad indicare il mendicante indiano, con tutte le sue stravaganze, questo nell'immaginario europeo e occidentale.
L'etimologia stessa svela una chiara connotazione ascetica dello spirituale musulmano e difatti la prima generazione dei Sufi è costituita dal movimento dello Zuhd, cioè degli asceti, il Zahid. Il Sufi è nei primi tempi della storia del Sufismo un asceta. Siamo attorno al IX secolo dell'era cristiana corrispondente ai secoli dal primo al terzo dell'era musulmana. Il primo asceta musulmano di cui si conosca l'esistenza è probabilmente Malik ibn Dinar, morto nel 748, a cui è stato attribuito poco valore dal punto di vista storiografico. Malik ibn Dinar è di Bassora, uno dei centri che vede nascere le prime figure di spirituali musulmani. Le parole qui le calibro, quando dico figure spirituali, asceti, mistico, lo faccio anche come teologo cristiano, hanno tutte sfumature questi concetti, sfumature fondamentali. Qui a Bassora si sviluppa una ricerca intensa sulla poesia preislamica con lo scopo di mostrare alle popolazioni conquistate l'esistenza di una letteratura propriamente araba. La nascita del sufismo è passata anche attraverso lo studio delle fonti coraniche e di una cultura non necessariamente ancorata al messaggio rivelato. Un fondo religioso preesistente, influenzato da diverse correnti e religioni, è certamente affiorato a diverse epoche della storia del sufismo. E qui mi ricollego un po' ai discorsi che già ieri iniziavamo a approcciare. Bassora fu dunque un centro fondamentale per la formazione degli spirituali. Il più conosciuto della prima generazione di questi uomini è certamente Hassan al-Basri, di Bassora quindi, celebre per le sue prediche e la sua spiritualità che è impregnata di ascesi di rinuncia al mondo. Egli, quindi Hassan al-Basri, ricorda in qualche modo la vita e i detti dei padri del deserto, accentuando il versante della rinuncia alle tentazioni mondane. E da qui poi la storiografia, soprattutto europea e occidentale, ha sempre sottolineato l'influenza cristiana nella formazione del primo sufismo. Della prima ondata di veri e propri mistici vanno certamente ricordati figure come Rabi el-Adawiyya, morta nell'801, che introduce il linguaggio della tensione amorosa nei riguardi di Dio. Rabia, schiava riscattata, introduce per la prima volta nel linguaggio mistico musulmano il termine di ishq, che indica la passione, la tensione, l'eros teologico, e rimando per una conoscenza gradevole e competente al testo di Caterina Greppi, che è qui con noi, che ha scritto un libretto su Rabia e l'Adawiyya, estremamente interessante e piacevole. Alcuni testi medievali per lo più riportano un racconto, e qui ci tengo a sottolinearlo, un racconto al cui centro si staglia Rabia, questa donna riscattata, che introduce per la prima volta il senso della tensione amorosa. Questo testo è ripreso, e questa parabola relativa a Rabia è ripresa nel XVII secolo dalla spiritualità francese e viene nominata questa Rabia Caritea dal vescovo della diocesi di Man in Francia, Jean-Pierre Camus, nel suo trattato sul puro amore. E questa cosa la ribadisco sempre in ogni presentazione per dire quanto il sufismo sia entrato anche in una certa concezione, quanto abbia aiutato, eventualmente si può dire, all'evoluzione dottrinale, teologica e spirituale anche del cristianesimo. Caritea, nel trattato di Jean-Pierre Camus, è questa donna araba che ama Dio al di là della paura dell'inferno o dell'ottenimento, del raggiungimento del paradiso. Se Bassora è il centro fondamentale per lo sviluppo del sufismo primitivo, Baghdad prende sopravvento nel III secolo dell'Egira e produrrà delle figure che incontestabilmente costituiscono il nucleo della dottrina mistica. Lo spostamento d'asse da Bassora a Baghdad con il formarsi di una vera e propria scuola sufi è anche l'effetto del cambiamento della sede califfale. Tra i numerosi personaggi che segnano indelebilmente il corso del sufismo,
in via di formazione a Baghdad, vanno annoverati certamente altri due personaggi. Muhasibi approfondisce la pratica dell'esame di coscienza come indispensabile mezzo per il progresso spirituale, e Junaid, che incarna la tipologia del sobrio misticamente parlando, della sobrietà mistica, che costituisce insieme alla scuola dell'ebbrezza le due linee maestre dello sviluppo spirituale del sufismo. In tutta la storia del sufismo vi saranno queste due linee, l'ebbrezza mistica e la sobrietà mistica, e le si ritrovano ancora oggi in tutte le correnti spirituali sufi contemporanee. Con il celebre Hallaj, morto nel 922, morto decapitato, condannato a morte per causa della sua dottrina e delle divergenze con le autorità, la scuola di Baghdad perviene alla sua maturità. La condanna di Hallaj segna da un lato l'apice del sufismo di questa scuola stessa, ma dall'altro la cristallizzazione di perplessità e di dubbi nei confronti di questi personaggi e di questa dottrina, cioè del sufismo, che rischiava di minare alla base il dogma fondamentale dell'Islam, affermare, come aveva fatto Hallaj, Ana al-Haq, cioè io sono la verità, io sono la realtà esistente, l'assoluto, dove per verità si intende la realtà divina, significava scardinare la differenza metafisica tra creatore e creatura fondamentale nell'Islam. La morte di Hallaj sancisce quindi una rottura nella storia del sufismo, alla quale rimedierà solo nel XII secolo il grande teologo Ghazali, morto nel 1111, che inserirà la dottrina e la pratica sufi all'interno del vasto campo delle scienze islamiche classiche. Accanto alla scuola sufi di Baghdad, un'altra scuola nasce e si sviluppa nella regione del Khorasan, tra l'attuale Iran, Afghanistan, Turkmenistan ed Uzbekistan. In questa regione di lingua persiana operano mistici del calibro di Abu Yazid al-Bistami, morto nell'877, rappresentante della scuola appunto dell'ebrietà mistica. La sua figura è emblematica perché, a causa della sua nascita in una città del cosiddetto Sindh e quindi dell'India, ha condotto più di un ricercatore europeo, evidentemente, ad attribuirgli la responsabilità dell'influenza dell'induismo sul sufismo, fino a Martino Moreno, che è un islamologo italiano. Un certo numero di ricercatori di storia nell'ambito della storia del sufismo attribuivano la nascita del sufismo all'influenza dell'induismo nei confronti dell'Islam. Bene, questa dottrina è stata completamente accantonata anche, a mio modo di vedere, per questioni di discorso politicamente corretto. Infatti tutto ciò oggi che è influenza, origine extra coranica nel sufismo è accantonato dalla stragrande maggioranza degli studiosi, dei ricercatori, proprio perché in un certo qual modo è stata sposata la linea musulmana stessa, la linea storiografica musulmana stessa della nascita del sufismo come di un evento e di un fenomeno tipicamente musulmano. Quindi secondo me sarebbe da rivedere questa cosa, insomma con studi scientifici. Con il delinearsi di questi due centri propulsori del sufismo, cioè Bassora che cede il posto a Baghdad da un lato ed il Khorasan dall'altro, e con anche il profilarsi almeno di due grandi correnti spirituali trasversali, cioè la scuola della sobrietà e quella dell'ebrietà, si costituisce un patrimonio dottrinale contenente in nuce tutti i futuri sviluppi. A questa prima epoca, definita da alcuni come quella dell'apogeo, l'epoca d'oro del sufismo è seguita quella delle confraternite. La via del Sufi verso il pieno raggiungimento si concretizza nel patto di obbedienza assoluta. Ecco, qui avevo lasciato un'immagine, secondo le... vedete come si sposta il sufismo da est ad ovest. Questa è un'immagine, per esempio, nell'impero ottomano di tutti i centri da cui sono nate queste confraternite, che sono iniziate a nascere attorno al XII-XIII secolo. Qui vedete, per esempio, qualcosa di estremamente importante per un sufi, è la cosiddetta successione apostolica, se così si può dire, del sufismo.
perché il Sufi, quando entra in una di queste vie di realizzazioni spirituali, cioè le vie musulmane, le tariqa, gli ordini religiosi, se volete, musulmani, deve ricollegare, deve fare il patto di obbedienza, che è l'elemento essenziale del sufismo, del sufi, della pratica sufi, ad un maestro che abbia ricevuto a sua volta un insegnamento da un uomo il quale l'ha ricevuto a sua volta da qualcuno che è legittimato e abbia l'autorità spirituale, dottrinale per insegnare. Ed in ultima analisi, qui vedete, arriva solo al fondatore, questo primo è il fondatore di un ordine religioso, Halwatiya, ma da lì bisogna risalire fino al profeta. Quindi ogni sufi, per essere tale, deve riferirsi in ultima analisi all'obbedienza ad un maestro che possa mostrare la propria autorità spirituale collegata intimamente a quella del profeta. La prima grande tariqa o via sufi nasce a Baghdad nel XII secolo ad opera di Abd al-Qadir al-Gilani, morto nel 1166, da cui prende il nome della la confraternita stessa, nominata Qadirie. Fedele alla legge, piuttosto austera, sospettosa di fronte a pratiche come quella del Sama, cioè della danza sufi, si diffonde questa confraternita grazie anche all'opera propagatrice dei mercanti e viaggiatori tra i tatari del Volga e nel Turkestan. Questa via sufi si diffonderà soprattutto a partire dal XV secolo in Siria, nella città di Hama, e da qui all'interno dell'Anatolia, dando luogo a nuovi rami della stessa confraternita. Stabilitasi nell'impero ottomano, essa si diffonderà nel Corno d'Africa, Etiopia e Somalia, e in India. In Asia centrale la Qadirie è stata assorbita da altre confraternite più influenti di queste regioni, soprattutto la Naqshbandia e la Yesevie. La seconda confraternita storica è la Rifa'ia, fondata da Ahmad al-Rifai, morto nel 1183. Descritta dai viaggiatori occidentali nelle regioni ottomane come le dervish hurleur, cioè i dervisci che urlano, la Rifa'ia è nata nell'attuale Iraq. Il fondatore era nato a Bassora e morto a Wasit, dove si trova la casa generale di questa confraternita. Questa si è diffusa principalmente in Mesopotamia, all'est in Iran e nel subcontinente indiano, infine in Indonesia. Allora vi do un po' il quadro per percepire quanto la diffusione del sufismo sia davvero a 360 gradi nella storia dell'Islam e geograficamente parlando. I Rifa'i sono emigrati anche verso sud, nei paesi del Golfo e nel vicino Oriente, in Siria, Giordania, Palestina, Israele ed in Libano. Anche la Turchia ed i Balcani sono stati influenzati dalla spiritualità Rifa'i. La Sohrawardiye è fondata da Abu Najid al-Sohrawardi, morto nel 1168, che pur essendo originario del Khorasan, studia a Baghdad, diventando uno dei maestri di Ghazali stesso, di questo grande teologo. La Kubrawiya è la via risalente a Najm ad-Din al-Kubra, originario del Khwarezm, a sud del Mar di Aral. Dopo aver studiato nel vicino Oriente, si avvicina a diverse confraternite, tra cui appunto la Sohrawardiye. Di ritorno nel suo paese, fonda un convento sufi dove formerà i suoi propri discepoli. Questa confraternita oggi è scomparsa, eccezione fatta di un ramo di questa stessa confraternita che sopravvive nell'attuale Iran. Nonostante l'invasione mongola, alcuni sheikh, alcuni maestri spirituali kubrawi, si stabiliscono in Asia centrale, tra cui Saf al-Din Bahrazi. Un secolo dopo la fondazione della confraternita, questa aveva dato luogo a una scissione in due sottogruppi, anche questi abbastanza importanti. L'ultima delle grandi confraternite è la Cistiyya, ci sono quindi cinque grandi ordini religiosi sufi, e l'ultimo dei quali è la Cistiyya, che si è diffuso soprattutto in India e ancora oggi estremamente vivo. Poi vi è la corrente occidentale ad opera soprattutto di Abu Madian. Quando dico occidentale è la corrente che si è formata nell'ambito della Spagna e del Maghreb.
A questa diamo meno attenzione perché ci occupiamo evidentemente di Oriente, di Asia centrale, ma estremamente importante perché darà nascita a un personaggio fondamentale nella storia del sufismo e della dottrina sufi, cioè Ibn Arabi, morto nel 1240 a Damasco, e che è l'iniziatore di quella che sarà la dottrina dell'unicità dell'esistenza. Dello stesso secolo di Ibn Arabi vorrei citare Maulana Jalaleddin Rumi, morto nel 1273 a Konya, fondatore dei dervisci danzanti, che è un po' la mia specialità. Vedete qui la diffusione a partire dalla Turchia, che è dell'impero ottomano, delle varie confraternite. Vorrei ora soffermarmi sull'Asia centrale. Il sufismo si è diffuso anche nella regione dell'Asia centrale, anzi in parte vi è nato, come dicevo. La definizione di Asia centrale è più o meno larga a seconda dei paesi che vi si comprendono. Se si comprende una parte del Khorasan, è chiaro ed evidente che alcune correnti fondamentali del sufismo, come dicevo, siano nate proprio in questa regione. Nella definizione più larga e culturale, che comprende anche parte dell'Iran, dell'Azerbaigian ad ovest e del Turkestan occidentale degli Uiguri ad est, l'Asia centrale diventa un continente la cui storia, come potete immaginare, è difficilmente sintetizzabile. Ogni porzione di questa immensa area ha visto l'arrivo e la diffusione delle confraternite e della nascita di altri rami di queste stesse. Storicamente va segnalata l'opera di Yusuf Hamadani, morto nel 1140, che ha preparato il movimento dei maestri spirituali, Hojagan, stabilitosi a Merv. Il personaggio è stato all'origine di due movimenti caratterizzanti le confraternite d'Asia centrali, estremamente importanti, nomi che sentono poco rispetto a quelle più conosciute che dicevo poc'anzi. La Yesevie, fondata nel XII secolo, e la Naqshbendiye, formatasi nel XIV secolo. Non vi tedio con con l'ulteriore storia, che poi potrete leggere, ma vorrei sottolineare l'importanza della Naqshbandia, perché se oggi nel mondo musulmano vi è una confraternita estremamente potente e che sfiora in certe zone anche accordi e alleanze con gli stessi jihadisti o addirittura Qaeda, è proprio la Naqshbandia. I sufi Naqshbendi sono estremamente attivi anche da un punto di vista politico e sono pronti anche a impugnare le armi se necessario. Per esempio in Turchia, e allora lì posso legarmi all'esperienza, in Turchia l'attuale politica religiosa turca è fatta fondamentalmente da due movimenti, forse l'accennai anche l'anno scorso, la Naqshbendia, Necmettin Erbakan è uscito dalla scuola dei Naqshbendi, quindi i sufi, teoricamente sufi, ma estremamente islamisti, e lo stesso Erdogan si dice che sia affiliato indirettamente a questa stessa confraternita. L'altro grande movimento, ma che esula un po' dai movimenti sufi, è quello di Fethullah Gülen, che è estremamente potente in Turchia e anche tra i musulmani del mondo occidentale e orientale, ma quello esula dalla nostra trattazione. Allora, in questo grande mondo di viaggiatori, vi sono anche i Kalandar, cioè nomadi sufi che si sono spostati dall'Asia centrale fino alla Turchia. Allora, qui vedete ancora una silsila, cioè la catena d'oro. Questa è la tomba di Rumi a Konya, evidentemente vi faccio vedere quello che io stesso ho visto, non mi piace parlare di cose che non ho visto. Questo è un piccolo derviscio, le celle di un convento, del convento di Konya, le celle proprio dei dervisci, la cupola verde che accoglie, sotto la quale vi sono le spoglie mortali di Rumi, ancora la cupola verde, qui siamo in epoca selgiuchide, Konya all'epoca selgiuchide. Questo invece è il convento di Hagi Bektash, che appunto la corrente che nasce dalla Yesevie, che vi ho appena menzionato, e che si sposta appunto dall'Asia centrale fino alla Turchia, fino al villaggio che attualmente è chiamato proprio di Hagi Bektash. E guardate, volevo proprio farveli vedere,
perché questo convento ha tutto tranne che, non richiama più un convento, proprio un'architettura armena, oserei dire. Guardate, questa è la tomba di un santo sufi, Bektashi appunto, potrebbe essere una cappella armena. Questa è l'entrata di questo convento di Haji Bektash, è una architettura estremamente interessante, probabilmente per le sue influenze extra anatoliche. Questo è uno dei santi di questa confraternita. Qui vedete i sufi e soprattutto questa linea spirituale dei Bektashi si sono sempre riferiti ad una rappresentazione anche visiva della spiritualità. Questa invece è la sala della danza sufi dei dervisci danzanti, uno dei conventi di Istanbul dei dervisci danzanti restaurato. Questa è la sala di preghiera dei Bektashi a Istanbul, estremamente interessante perché questa colonna, oltre a ricordare l'albero della vita, ha 12 fasce, proprio dei 12 imam, perché i Bektashi sono legati alla dottrina sciita. E qui la cupola di questo stesso convento. Ecco, qui a destra, questa mi piace molto come immagine, quindi perdonate le mie debolezze. Questo è un derviscio danzante che suona il Ney, e questo è un kalandar, proprio questi nomadi, è una miniatura del XV secolo probabilmente, e indica appunto quanto questi nomadi sufi viaggiassero nel mondo e quanto si ritrovassero anche con tutte le altre correnti spirituali. Questi sono dervisci fotografie spesso di armeni, questo è un derviscio rifai, questi sono ancora dervisci danzanti. Ecco, qui arriviamo a una cosa estremamente importante e ci portiamo ad Antiochia. Ora, Antiochia, ho ancora un po', qualche minuto? Antiochia, che cosa viene a fare in tutto questo mondo? Bene, ho cercato e ricercato nella bibliografia, nella letteratura contemporanea turca. Attualmente Antiochia si situa nella Repubblica di Turchia, dopo tutte le vicissitudini che conosciamo, e comunque sono varie decine d'anni che Antiochia fa parte del territorio della Repubblica Turca. Mi sono detto, ma che cosa resta del sufismo ad Antiochia? Beh, il sufismo ad Antiochia sembra che sia un fatto marginale in fondo, perché ci sono stati vari conventi di queste stesse confraternite che hanno avuto la loro presenza. C'erano gli Alveti, c'erano i Mevlevi, cioè i dervisci danzanti, c'erano, una cosa molto importante, c'erano delle stazioni che ospitavano i pellegrini sulla strada dall'Asia centrale alla Mecca. Di tutto ciò non rimane nulla, praticamente non rimane nulla. Che cosa rimane? Che l'attuale Antiochia da che cosa è caratterizzata? L'attuale Antiochia è caratterizzata da un movimento che è quello dei Nusairi, che è a via di mezzo tra gli Alawiti dell'attuale Siria e gli Aleviti di Turchia. In Turchia esiste questo movimento estremamente importante anche numericamente, che forma la più grande minoranza, si dice addirittura che siano 20 milioni, gli Aleviti, di cui ho parlato anche l'anno scorso. Gli Aleviti hanno una dottrina che è tendenzialmente sciita, ma loro non sono sciiti. Gli Alawiti hanno anche degli elementi sciiti, ma non sono sciiti. I Nusairi o Aleviti di Antiochia sono tra questi due movimenti. Come sono arrivati ad Antiochia? Dal XIX secolo sono scesi gli Alawiti di Siria, sono discesi fino ad Antiochia e hanno costituito però diverse pratiche. Il panorama oggi ad Antiochia è fondamentalmente, il panorama religioso è fondamentalmente basato e formato di questi Nusairi, che la cui identità è difficile a studiare, perché loro stessi hanno difficoltà a definirsi. Alcuni li definiscono gli Aleviti arabi,
della zona di Antiochia. Chiaramente gli alawiti di Siria non vogliono, vogliono da un certo punto di vista sentirli vicini, ma essendo di Turchia sono di un'altra, attribuiscono loro un'altra etnia, sicché si trova proprio questa popolazione religiosa con una sua caratteristica particolare. Questa che vedete è una tomba. Loro non hanno moschee, evidentemente, come i Bektashi, come altre minoranze, e le loro pratiche fondamentali sono di pellegrinaggio a tombe o a Al-Hidr, cioè uno dei profeti, o ad altri santi tipici di questa regione. La regione di Antiochia, e riprendo il testo, Antiochia, margine del sufismo, la regione di Antiochia si situa in questa dinamica di movimento come una regione di passaggio, e già da ieri mi sembra di l'ho verificato anche nell'ambito del sufismo, conquistata dagli arabi ai primordi della storia dell'Islam. Antiochia è zona contesa tra crociati, arabi, turchi, selgiuchidi ed armeni. Alla fine del XV secolo Antiochia è conquistata dai turchi ottomani. Durante il periodo ottomano le testimonianze della presenza di Sufi nella regione antiochiena sono diverse. Se da un punto di vista storico le confraternite Sufi hanno operato attivamente, come nel caso dei Mevlevi, cioè dei dervisci danzanti, o degli Alveti o dei Kadiri, pochi sono gli edifici tekke o zavie che comprovino questa reale presenza. Ho spulciato tutte le tesi o tutta la bibliografia turca, oltre che occidentale, ma gli europei non si sono occupati ancora di questo, del sufismo, e non si trovano veramente studi, non c'è praticamente nulla sulla questione, ben poco. E questo mi lascia intendere che il sufismo ad Antiochia sia un fatto anche eventualmente marginale, o di passaggio, meglio ancora. Anche gli studi recenti di catalogazione dell'architettura ottomana nella regione di Antiochia attestano la presenza di ben pochi edifici di natura sufi. Vi ho portato giusto un libro, questo è un libro, uno dei pochi libri su Antiochia, Antakya, una città ottomana nel XIX secolo, Antakya. Bene, lo leggete, lo vedete, se sapete il turco, se no, non c'è praticamente, ci sono alcune citazioni di edifici sufi, ma non di più. Da una disamina anche solo della letteratura scientifica, lo studio delle vie nella regione antiochiena non è stato ancora approntato. Questi elementi conducono ad una conclusione più stringente. Il sufismo ad Antiochia, pur avendo giocato un ruolo che è ancora tutto da studiare, a mio avviso, non si è stabilito in maniera definitiva. O d'altro canto, una certa tolleranza sufi ha permesso l'arrivo di altre popolazioni in Nusayri caratterizzate da un'altra dottrina e pratiche religiose. Accanto al sufismo rappresentato, non faccio l'elenco delle confraternite che sono passate in quella zona, accanto al sufismo rappresentato dalle confraternite, come si è visto un po' marginale a causa delle poche, in definitive, notizie circa la loro esistenza storica, è da indicare invece un'altra comunità ben più importante con l'andare del tempo. Con le conquiste arabe, forse già dalla seconda metà del XIII secolo, si stabilisce nella regione una popolazione particolare, i Nusayri, con cultura e credenze particolari. Tra il XVI e il XIX secolo Antiochia versa in una situazione economica e commerciale di povertà estrema e l'antico splendore è solo una memoria sbiadita. Dal XVIII secolo popolazioni provenienti dall'attuale Siria si stabiliscono in Cilicia e ad Antiochia. Vari sono i motivi, i sollevamenti delle città di Latakia e Banias nel XVIII secolo avevano portato alla partenza di numerose popolazioni che avevano scoperto una terra spopolata pronta ad accoglierli negli altipiani della Cilicia. I registri ottomani della fine del XVIII secolo attestano la presenza di popolazioni denominate i giardinieri, Bahçeli, ipotesi confermata nella terminologia della gerarchia spirituale Nusayri, che conta la funzione di capo giardiniere. Durante la repressione delle popolazioni arabe della Siria perpetrata da Suleiman Pasha nel 1840, altre popolazioni che costituiranno i Nusayri emigrano ancora una volta in Cilicia. Anche il terremoto di Latakia della fine del XVIII secolo fu motivo di emigrazione. In generale l'arrivo dei Nusayri in Cilicia non fu solo ad opera delle autorità turche
preoccupate di ripopolare la regione, ma per diversi motivi di instabilità della regione occidentale della Siria. I Nusayri sono una comunità nata probabilmente dalla setta chiamata Ghulat nel nord dell'Iraq, la cui esistenza è attestata già dall'undicesimo secolo. Si tratta di una comunità religiosa che professa un insieme di dottrine di varie origini, tra cui quella cristiana e sciamanica, e che si può definire come una gnosi. Infine, e arrivo alla conclusione, la regione di Antiochia ed Antiochia stessa viene spesso portata ad esempio di multiculturalismo. E allora qui i turchi si sono fatti, parlano di Antiochia come di una regione di multiculturale, gli articoli si moltiplicano, gli studi addirittura di europei si moltiplicano. Sono un po' perplesso perché comunque i problemi ci sono anche lì, anche se storicamente, come si è visto, le diverse comunità che si sono stabilite in questa regione hanno vissuto momenti difficili, si può individuare un carattere costante di sincretismo, questo sì, e di sussistenza della diversità culturale, nonostante le diverse trasformazioni politiche di questa provincia. La turchizzazione della regione non è stata sufficiente a cambiare interamente la coesistenza di molteplici correnti, organizzazioni ed infine confessioni religiose. Il sufismo non è che uno degli aspetti vitali della storia religiosa di Antiochia, come abbiamo visto, che è caratterizzata da un senso spiccato di zona di passaggio. Questo mi sembra di desumere dalla mia disamina storica del sufismo. Una zona di passaggio tra Asia centrale e India, fino alla Mecca e a Gerusalemme, ma anche tra le province arabe e il centro dell'impero ottomano. Grazie per l'attenzione.